Con il saluto thailandese, ovvero sia il Thai, apriamo questo servizio di weekend e dintorni. Sotto le stelle per un opening davvero eccezionale, questa sera è la prima del Thai. Lilia, e cos'altro aggiungere per dare la via a questo servizio? La stagione estiva 2012 del Thai è inizio proprio questa sera con noi di Weekend e dintorni. Solo per voi noi iniziamo a girare! Alex Ancolitano, questa è una prima che apre l'estate. Visto che look sciccoso questa sera. È davvero molto molto cool. Come si vede, soprattutto cosa c'è di nuovo in questa estate che comincia da oggi? Allora, di nuovo c'è tanta bella gente adulta, tengo a precisarlo, perché comunque Thai di sabato è un concetto adulto, molto selettivo. Abbiamo delle aree nuove, quest'anno abbiamo inaugurato, anzi stiamo inaugurando proprio in questo istante, la seconda sala, quindi due console, 40-50 tavoli. Una cosa molto particolare, abbiamo creato intorno ai tavoli un privé, un'area privé, un'area VIP. E Thai è un concetto di puro spettacolo, ricordiamolo sempre. E c'è la cena che apre alle 21.30 la location food. Da mezzanotte in poi musica, arte e spettacolo, come ormai è mia predilezione. Ogni sera abbiamo degli show dall'ingresso a metà locale, dove c'è il lago con la cascata, la piscina, insomma tante piccole situazioni, tante piccole sfaccettature dove l'occhio del cliente deve cogliere il momento giusto, perché ogni piccolo angolo di Thai scopre uno show. Pietro Cus, questo è uno staff consolidato per un'apertura sotto le stelle, sempre super fortunati, perché chi apre l'estate la apre due volte. Tra l'altro, grandi novità, perché questo Thai, come vediamo scritto dietro, ne ha davvero delle belle da mostrare. Esattamente quali? Sì, intanto la prima notte sotto le stelle, la novità sono le due console che in passato non c'erano al Thai. Il locale è stato rinnovato in tanti piccoli particolari, che ci piaceva regalare una location ancora più curata al nostro pubblico. Lo staff di In al Thai con due console, una console sarà per lo più revival e un'altra sarà commerciale house, comunque diciamo moderna in questo. Una collaborazione che da In passa al Thai per una prima serata davvero sconvolgente. Come si vede l'inizio dell'estate da questa prima, Carlo? Ma Alex non finisce mai di stupire, sempre sulla cresta dell'onda, e riesce a dare un'anima a tutti i locali, e quindi lo si può vedere non solo dall'inaugurazione. Io invito la gente a tornare qua anche tra un mese e mezzo, e l'ambiente sarà sempre sempre migliore. Ritengo che lui per l'Abruzzo sia un banco, ecco. Ritrovato in questa prima, in questo opening del Thai. Abbiamo approfittato della pausa invernale per prendere qualche spunto proprio in Oriente, e insomma penso che abbiamo avuto delle situazioni interessanti da proporre. Abbiamo durante la settimana due serate, tendenzialmente il sabato è la serata main, la serata principale,
dove faremo molte collaborazioni con locali importanti come il Pineta, il Villa delle Rose, il Peter Pan, mentre invece il giovedì abbiamo una serata più giovane caratterizzata da parecchie feste. Giovanni Veneruso, quello che è il giovedì del Thai. Quest'anno abbiamo bisogno di fare un nuovo concorso che si chiama Diventa il volto del giovedì Thai. La vincitrice sarà il volto del nostro giovedì, verrà messo tutte le settimane sul flyer e più vincerà una borsa di una nota marca di lusso. Occasione dell'inaugurazione della stagione estiva del Thai, immancabile una presenza musicale d'eccezione, Adolfo De Cecco. Il Thai io credo che sia uno dei locali più interessanti, carini e coinvolgenti, quindi vengo sempre volentieri e un augurio a Alex e a tutto il locale. Sposi al Thai, tanti auguri! Grazie, vogliamo grazie. I nomi di questi sposi? Gabriele, Andreina. Grande Thai, il top anche dopo il matrimonio, un locale splendido. Consigliamo a tutti Thai dopo il matrimonio. Dare il buon auspicio a questa stagione del Thai, ovviamente dobbiamo sempre con i grandi di Tony si gira.